Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Apriamo il nostro appuntamento con dei premi perché la European Film Academy annuncia i primi vincitori della 26esima edizione degli European Film Awards, premiati anche due italiani, Ennio Morricone, compositore europeo 2013 per la migliore offerta, e Cristiano Travaglioli, montatore europeo 2013 per la grande bellezza. La cerimonia di premiazione si terrà a Berlino sabato 7 dicembre. E ora ci dedichiamo ai nuovi progetti perché alcune voci potrebbero presto diventare realtà. Si diceva infatti che la Millennium Films, la compagnia alle spalle di The Expendables e The Expendables 2, stesse lavorando allo spin-off femminile Expendables. Ora, attraverso Deadline, i responsabili hanno rivelato che sono in corso trattative con Meryl Streep, Cameron Diaz e Mila Jovovich e che il film si farà e verrà girato in Bulgaria. Mentre Variety rivela che Rachel McAdams è in trattative con The Weinstein Company per affiancare Keanu Reeves in Passengers, film di fantascienza diretto da Brian Kirk al suo debutto alla regia. La pellicola è ambientata su un'astronave con cui migliaia di passeggeri stanno effettuando un viaggio interstellare verso un pianeta nuovo. Durante il tragitto però un passeggero si risveglia dallo stato criogenico 90 anni prima di chiunque altro. Intanto, dopo l'Oscar per Argo e il rilancio della sua carriera di attore, Ben Affleck sta per realizzare un suo sogno. La Warner ha dato infatti il via libera ad un suo progetto ancora senza titolo, che racconterà la storia di un gruppo di mercenari ingaggiati per abbattere un brutale signore della guerra africano. Questo permetterà ad Affleck di affrontare temi come il neocolonialismo, la filantropia e la politica estera nei confronti dei paesi africani. Chiudiamo con un appuntamento unico. Dopo il successo di The Queen, Helen Mirren torna a vestire i panni della regina Elisabetta II nella produzione teatrale The Audience, ripresa live dal Gleeful Theatre di Londra. Questo evento straordinario, in lingua originale sottotitolato in italiano, arriverà nei cinema italiani solo per un giorno, il 29 ottobre, nella distribuzione Nexo Digital. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Vision Air. Vi aspetto e buon cinema a tutti!